Comincia lo sprint del Consiglio regionale verso la fine del proprio mandato di 5 anni. In una pubblicazione, intanto, l'analisi con i numeri salienti dell'attività di questi ultimi 12 mesi. Le commissioni hanno lavorato per predisporre gli atti in vista della prossima seduta dell'Aula e si aspettano i provvedimenti più importanti che arriveranno tra qualche settimana, oltre al nuovo bilancio, l'approvazione del piano dei rifiuti e la nascita di Toscana Strade, la società che dovrebbe gestire la Firenze-Pisa-Livorno. Dalla Commissione Sanità esce anche un documento per fronteggiare di più e meglio il fenomeno crescente e apparentemente inarrestabile delle aggressioni al personale sanitario. Siamo alla scadenza del bando per il premio Innovazione Toscana Vespucci, un volano per tante imprese innovative del nostro territorio, con un'attenzione particolare stavolta alla sostenibilità sociale. Sono tante anche questa settimana le iniziative annunciate e presentate qui, a Palazzo del Pegaso, ve ne diamo conto ogni giorno nei telegiornali. Ora cerchiamo di metterne in evidenza anche all'interno di Regionando. Ma in questi ultimi giorni tutte le istituzioni e la politica toscana naturalmente hanno guardato con attenzione a cosa stava accadendo oltreoceano, alle elezioni più importanti dell'anno. Una vittoria così netta di Donald Trump non se l'aspettava quasi nessuno al voto americano. L'abbiamo annunciata e commentata in diretta con tanti ospiti mercoledì scorso su Telegram Ducato e il presidente del Consiglio regionale è intervenuto esponendo il suo pensiero. Il dato americano poi alla fine ci dice davvero che a scegliere Trump è stata la classe media, quella impoverita, ex operai, chi non arriva a fine mese, chi è in condizioni di difficoltà e ha paura che arrivi qualcuno più povero di lui, a cui con le sue tasse deve pagare, come dire, la presenza. Ci segnala lo spettatore, sembra il caso del CEP di Pisa quando la Lega ottenne un grande risultato. È paragonabile, in forma differente, ma è paragonabile, cioè nel senso c'era esattamente la stessa paura che arrivasse, quindi questa guerra, usavo il termine brutto guerra in questo tempo, questa battaglia tra poveri in cui un povero ha paura che arrivi qualcuno ancora più povero, ecco la chiusura di cui parlavo prima, e l'Europa può e deve svolgere una funzione differente ora nel mondo, perché il rischio è che alla fine si faccia la gara a chi di noi sostanzialmente insegue più Trump e le politiche di Trump. La Toscana, una delle regioni d'Italia che esporta di più e che destina molti dei suoi prodotti d'eccellenza proprio negli Stati Uniti, teme soprattutto l'introduzione di dazi onerosi che è stata minacciata da Trump in campagna elettorale. Noi che esportiamo vino, per dirne una, in tutto il mondo e anche negli Stati Uniti, se ci saranno i dazi anche sul vino, quanto impatterà sull'economia locale dei nostri territori? Quindi da questo punto di vista ci sono timori forti. Su questi aspetti sicuramente sì, e poi il rapporto tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America. Noi oggi insieme, dopo la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo mantenuto la pace e l'equilibrio nel mondo con la NATO. E della NATO cosa si vorrà fare? A proposito di quello che accade nel mondo, cordoglio e solidarietà sono stati espressi per la popolazione di Valencia dopo la terribile, tragica alluvione. Il pensiero di Mazzeo e del presidente della Commissione Europa, Gazzetti, è andato anche a quello che accadde in Toscana nel novembre 2023. 8 morti e tanti danni dopo l'alluvione. Lavoro le commissioni nella settimana che sta in mezzo tra una seduta e l'altra dell'Aula. Cominciamo allora dai lavori della Commissione Sanità, che ha preparato e votato una risoluzione perché la Giunta regionale dia completa attuazione ai provvedimenti e alle misure di contrasto alle aggressioni dei sanitari. Non solo la Giunta dovrà sollecitare un impegno forte del Governo per rendere più sicuro ogni presidio. La situazione purtroppo sta peggiorando, sono i numeri a dimostrarlo. Nel 2020 sono state registrate 752 aggressioni al personale sanitario, 561 verbali e 191 fisiche. Nel 2021 sono cresciute a 817, nel 2022 sono state 1258, nel 2023 addirittura 2356, 478 fisiche, 1769 verbali, 109 aggressioni contro la proprietà.
Nei primi 6 mesi di quest'anno, il 2024, ci sono già stati 1.136 casi. In più della metà le vittime sono state gli infermieri, nel 17% gli operatori sociosanitari, nel 13% i medici. La maggiore incidenza, quasi il 45%, riguarda i servizi psichiatrici territoriali. All'interno degli ospedali il settore più esposto è naturalmente il pronto soccorso, dati molto preoccupanti che impongono nuove azioni e più efficaci da parte delle istituzioni. In commissione c'è stata anche l'audizione dell'Associazione Regionale Toscana delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona in vista di una possibile revisione della legge regionale del 2004. Intanto, in un convegno, sempre qui a Palazzo del Pegaso, si è parlato del progetto Comunità in Salute, promosso da diversi soggetti per la gestione delle cronicità. Il progetto rimette anche al centro il medico di famiglia che, si legge, in piena alleanza con il paziente, condivide il percorso di cura e le scelte necessarie per una migliore qualità di vita e di lavoro. Questo convegno affronta forse il tema più importante che noi abbiamo di fronte anche nel futuro come sistema sociosanitario, e cioè quello di avere una capacità reale di affrontare il tema della salute non solo sui libri o declinato, ma proprio come politiche che incidano sugli stili di vita, sulle qualità ambientale, su tutti i determinanti di salute che poi incidono su come noi stiamo e quanto può essere in salute e lunga la nostra vita. Ormai la discussione è troppo concentrata sul tema sanitario, ci occupiamo degli ospedali, ci occupiamo del momento della acuzie, ma quello deve, se vogliamo che continui a funzionare, deve essere anticipato da politiche per la salute vere e strutturate. La crisi del settore della moda ha effetti pesanti in Toscana e nella Commissione Sviluppo Economico sono stati ascoltati gli assessori Nardini, con delega al lavoro, e Marras all'economia. La Toscana ha fornito nella fase iniziale una stima di circa 8.000 lavoratori interessati dalla crisi, che poi è arrivata, questa stima, a 16.000. Su scala nazionale sono 75.000 i lavoratori coinvolti. L'occupazione nell'ultimo trimestre dell'anno scorso è precipitata e nel secondo trimestre 2024 c'è un meno 15% di avviamenti al lavoro e il 5,6% dell'occupazione in cassa integrazione o che percepisce il fondo di solidarietà. Tutto questo avviene dopo 15 anni di crescita, in alcuni casi di raddoppio delle dimensioni e del valore. Una ripresa adesso si intravede solo per il 2025. La richiesta di questo confronto era partita dalla capogruppo della Lega Meini ed è stata condivisa da tutti i membri della Commissione. A proposito di economia, come era stato annunciato nelle scorse settimane, prosegue l'iter che dovrà portare all'approvazione del nuovo piano dei rifiuti. In commissione, la quarta, Ambiente e Territorio, è stata ascoltata allora l'ARPAT, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Fondamentale il suo contributo nell'esame delle diverse osservazioni. Ora questa fase si è conclusa, si va verso l'approvazione del piano, prima in commissione, poi naturalmente a Carrà in aula. La stessa commissione, insieme però a quella per lo sviluppo economico, ha cominciato l'ascolto per arrivare all'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili. Nella prima giornata sono stati ascoltati i rappresentanti dei comuni e delle province di Grosseto e Livorno, i rappresentanti di ANCI, l'Associazione dei Comuni, e UPI, le province, e l'assessora regionale all'ambiente. Le audizioni proseguiranno coinvolgendo tutti i territori. La prima commissione per gli affari istituzionali ha votato a favore degli indirizzi di attività dell'IRPET, che continuerà ad implementare le banche dati disponibili e a portare avanti attività di analisi e ricerche tematiche sull'occupazione, l'andamento del sistema produttivo e dell'economia regionale, sui consumi, sulla pubblica amministrazione e sui territori. Un impegno ulteriore riguarderà il monitoraggio degli effetti della transizione digitale, ecologica e di quella demografica. Ci sarà anche un monitoraggio dell'impatto dei fondi strutturali europei. Si è espressa ancora una volta contro la desertificazione bancaria nei piccoli centri la Commissione per le aree interne. Per questo ha chiesto all'unanimità l'istituzione di un nuovo osservatorio regionale. Sempre all'unanimità viene richiesto il ripristino dell'aliquota IVA agevolata al 10% per l'acquisto di pellet come misura di sostegno alle famiglie, in particolare quelle che risiedono nelle aree dal punto di vista energetico più vulnerabili.
L'ufficio di presidenza, c'erano il presidente Mazzeo, il vice Scaramelli, anche i segretari Fratoni e Gazzetti, ha presentato i dati dell'attività svolta nel quarto anno di attività dal Consiglio regionale. Erano presenti anche i consiglieri Martini, Paris, Merlotti, Puppa, Giachi. Questo è il libro. Molto spazio è dedicato agli interventi post-alluvione e questi interventi, più in generale del Consiglio regionale, molti di loro sono stati possibili soprattutto grazie al risparmio dei costi. Le linee di questi ultimi mesi di attività proseguiranno anche nel 2025. Questo anno lo abbiamo voluto sviluppare tenendo insieme la memoria con il futuro. Il presidente Mattarella ci ha onorato il 25 di aprile della sua presenza a Civitella Valdichiana, ci ha detto che non c'è futuro senza memoria, e allora il finanziamento per le iniziative sugli 80 anni della liberazione, le stragi nazifasciste e poi tutta la sfida del disegnare la Toscana del domani, Toscana 2050, Casa Toscana a San Francisco, il sostegno alle start-up, insomma, innovazione e tradizione che si tengono insieme, e questa è la sfida e la strada da portare avanti. Manca un anno alla fine della legislatura e io mi auguro, ed è questo quello che chiedo alle colleghe e colleghi, di continuare anche in quest'ultimo anno a lavorare così, seppur nelle differenze, pensando sempre alle cittadine e ai cittadini toscani. Ricordiamo che sta per scadere il bando del premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci del 2024. Ecco le immagini ancora una volta della conferenza stampa, ne abbiamo parlato nei telegiornali e in questa trasmissione. Ascoltiamo ancora la presidente del premio. L'edizione di quest'anno noi crediamo che possa ancora far crescere queste iniziative e quindi il premio, anche per la scelta convinta di Confindustria Toscana e del Consiglio regionale di puntare su un tema che oggi incrocia una delle principali sfide che stanno affrontando le imprese nell'attuale contesto socio-economico e geopolitico, che è la sfida della sostenibilità sociale. Abbiamo quindi dedicato la sezione speciale di questo premio proprio al tema dell'innovazione dedicata alla sostenibilità sociale. Andremo a premiare imprese e start-up innovative e anche spin-off accademici che si sono distinti su questo tema, che applicano nelle loro realtà i principi ESG e che quindi mettono al primo posto anche i temi che sono la valorizzazione delle diversità, dell'inclusione in azienda, il benessere e la salute dei propri dipendenti. Oltre alla sezione speciale innovazione e sostenibilità sociale, le tre sezioni che confermiamo anche quest'anno: startup innovative, brevetti, ricerca, sviluppo e innovazione digitale e sostenibile. Partecipando al premio, che è un bando aperto a tutte le imprese di tutti i settori e tutte le dimensioni, alle start-up innovative di tutta la regione toscana, si concorre a opportunità molto concrete, quindi a contributi fino a 15.000 euro, anche più piccoli di 5.000 euro, e soprattutto a occasioni di visibilità. Quest'anno avevamo preso un impegno anche negli anni scorsi, inseriamo oltre a questa novità della sezione sostenibilità sociale anche delle migliorie da un punto di vista di organizzazione e di procedure. Una targa per il coro Arcobaleno di Lucca nel suo 30° anniversario, per aver diffuso con passione la cultura corale e i valori di comunità, portando l'armonia della musica e l'orgoglio toscano nel cuore di tante persone. Questa è la motivazione. Sorpresa alla fine della cerimonia, i ragazzi del coro hanno cantato l'inno italiano, quello europeo e una canzone del loro repertorio. Le finalità della nostra associazione sono quelle di divertirsi, divertire, però attraverso il canto portare anche messaggi importanti sia per la crescita dei ragazzi sia per fare delle cose importanti per la cittadinanza e per gli altri. Quindi anche volontariato, tantissime cose fatte in questi 30 anni di cui siamo veramente fieri e orgogliosi, perché è un bel traguardo, e soprattutto anche se ci sono, sempre perché sono bambini. Quindi bambini che crescono all'interno del coro, che poi qualcuno dopo resta anche sotto altre, collaborando sotto altre forme. Addirittura ora nel coro ci sono figli di coristi che sono stati appunto coristi, e è molto bello questo, portare avanti anche questo ricambio generazionale e per portare avanti tutte le nostre finalità dell'associazione. La Regione Toscana porta merito a queste iniziative e ne dà un riconoscimento come emblema del valore e dei principi che la Regione Toscana porta avanti in Italia e ovviamente nella nostra regione e in tutto il mondo.
Il suo nome è Caterina Bellandi, tutti la conosciamo come zia Caterina, che con un taxi colorato e sorprendente porta ai bambini malati e alle loro famiglie gioia e serenità. Quest'anno il calendario del corteo storico di Pontassieve, appuntamento annuale tradizionalmente finalizzato a progetti di beneficenza, devolverà il ricavato proprio ai progetti di zia Caterina, che in questo momento, in questa fase, era anche infortunata. L'idea nasce dall'amore: quando ti vedono in difficoltà, chi ti vuole bene ti viene incontro. Non puoi guidare, si fa qualcosa di bello insieme. Ora il tempo in quel momento sarebbe stato sprecato a casa. E allora mi portavano su dei luoghi meravigliosi, con delle persone straordinarie, che mi hanno aperto un mondo che adesso un pochino mi appartiene. La 23esima edizione del premio Catarsini, in concomitanza con l'80esimo anniversario della Liberazione, si ispirerà dunque a due cicli di affreschi che lo stesso Catarsini realizzò nel 1944 e nel 1945 in Lucchesia. Il premio è dedicato alle persone con disabilità visiva ed è realizzato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Presidenza del Consiglio Regionale. Possono partecipare gli studenti maggiorenni delle scuole toscane di indirizzo artistico e turistico, con libertà di tecnica e di esecuzione potranno produrre un elaborato reinterpretando un'opera pittorica di Catarsini e rendendola tattilmente esplorabile e fruibile per le persone cieche o ipovedenti. Un'altra edizione che ci emoziona molto, perché anche quest'anno la Fondazione ha deciso di premiare opere tattilmente esplorabili e i ragazzi saranno chiamati a cimentarsi con questa nuova avventura. Natale ad Arte a Pontedera da questo fine settimana sarà dedicato a Enrico Bai e Giorgio D'Alcanto, due artisti di grande personalità che hanno portato la città alla ribalta anche della Biennale di Venezia nel 2011. Sarà un Natale diffuso quello pontederese, l'arte sarà protagonista, ma ci saranno poi tanti eventi ispirati al Natale. Un Natale importante all'altezza di una città che sull'arte e sulla cultura continua a fare passi in avanti. Contaminare di arte e cultura la nostra città vuol dire stimolare la discussione sul valore del bello, e quindi ognuno di noi si può confrontare su quello che piace e che non piace, ma già un salto di qualità importante, parlare del bello grazie alla cultura. Dal 2016 l'associazione Cuochi Alta Etruria organizza Eccellenze di Gusto, che prosegue ad Asciano di Siena anche il 23 e il 24 novembre per il settore caseario e il 14 dicembre per i salumi. Si mettono insieme cultura, alimentazione, tradizione, ambiente e territorio, come del resto a Carranca, a San Miniato, dal 16 novembre con la nuova edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco. Quest'anno le novità sono dei miglioramenti per quanto riguarda le navette, le abbiamo aumentato anche l'orario dove appunto questi bus navetta porteranno nel centro storico gli avventori. Inoltre abbiamo anche dotato di posa la biglietteria, aumentato vari servizi, ecco, quindi diciamo queste sono le migliorie. Poi ci sono delle importanti novità. Diciamo la novità più bella è quella che da aprile è San Miniato a un museo del tartufo, il MUTART, il Museo delle Colline Samminiatesi, che sarà al centro della mostra di questa 53esima edizione. Inoltre è un anno molto importante perché ricorre un importante anniversario. Nel 1954 fu ritrovato nella frazione di Valconivisi il tartufo più grande del mondo dal tartufaglio Arturo Gallerini, detto Bego, e che questa sarà un'importantissima ricorrenza che celebreremo all'interno della mostra. Il Consiglio regionale, ne abbiamo parlato, è stato presente anche a Lucca Comics, la manifestazione più importante in questi giorni in Toscana, che ha fatto registrare un altro record di presenze, e lì c'è stata l'illustrazione del progetto Cavolo che Fico per l'alimentazione consapevole da parte dei giovani, e insieme al Corecom, la Commissione Pari Opportunità, la condivisione dei risultati del progetto contro il linguaggio d'odio e la violenza di genere. Per oggi noi in Regionando ci fermiamo qui, appuntamento a venerdì 15 novembre, sempre alle 21:10, dopo il nostro TG della sera.